Dopo Madrid, la prossima edizione di Seio 2024 sarà a Pesaro, quest'anno capitale italiana della cultura. In arrivo da tutta Europa una grande orchestra giovanile composta da 150 musicisti che suoneranno insieme per abbattere le barriere sociali e contrastare il cambiamento climatico. Noi abbiamo quest'anno l'onore come Libera Musica di ospitare un evento che avviene con cadenza biennale. Questa è l'ottava edizione, l'evento si è tenuto in tante capitali europee, in Italia solamente nel 2015 alla Scala è stato presente, ed è l'incontro dei 150 ragazzi e ragazze, musicisti, che vengono da 18 paesi diversi e da organizzazioni che come Libera Musica utilizzano la musica come strumento di inclusione sociale e di cambiamento. Un lato green per l'edizione 2024 che ha l'intento di enfatizzare il valore dell'educazione musicale anche per sensibilizzare la sostenibilità ambientale e contrastare il cambiamento climatico. Vista anche la scelta del Centro Italia colpito di recente da eventi climatici catastrofici, l'organizzazione di tutto l'evento riserverà un'attenzione particolare alla natura circostante. Un progetto che guarda la musica ma anche all'ambiente. Sì, assolutamente, il titolo è Song for the Earth, proprio perché il nostro desiderio è quello di utilizzare la musica come strumento di cambiamento, e adesso non è possibile pensare al cambiamento senza porsi il problema di quello che sta avvenendo a livello climatico. Non solo da noi, noi abbiamo coinvolto anche su questa riflessione tutti i ragazzi dei 18 paesi europei coinvolti, proprio perché vogliamo insieme capire insieme a loro sia cosa sta succedendo nei nostri territori, sia cosa ciascuno di noi può fare per mettere in atto un cambiamento reale. Londra, Madrid, Istanbul e Atene sono alcune delle capitali europee che hanno ospitato le edizioni precedenti. Nel 2024 la selezione ha premiato la provincia di Pesaro e Urbino. L'appuntamento al 20 luglio al cantiere Rossini, una struttura molto vicina alle emissioni zero che si sposa perfettamente con il titolo di questa edizione. Qui l'occasione è grazie a The Foundation, a Fondazione Vanni di Ferdinando, a Green Cross, a tantissime altre istituzioni di ospitare non solo un grande concerto con 120 bambini provenienti da tutta Europa, nel prossimo 20 luglio, questa magnifica e apparentemente inusuale situazione del cantiere Rossini, ma un percorso di avvicinamento ai temi della musica, dell'inclusione, dell'ambiente, della natura, fatto di appuntamenti laboratoriali che coinvolgeranno i luoghi della città, dalla biblioteca San Giovanni, i quartieri, i giardini, ad altri luoghi della musica o adattati in questo caso alla musica, per un grande progetto musicale che appunto mette Pesaro al centro in un anno speciale, però di un progetto che è sociale, musicale e soprattutto ha solide basi, perché poi costituisce un'opportunità per centinaia e migliaia di bambini anche con diverse difficoltà. Diversi gli appuntamenti in programma oltre al grande evento del prossimo 20 luglio. Certo che si terrà il 20 luglio 2024 qui al cantiere Rossini, e sarà appunto la punta dell'iceberg di tutto questo grande progetto, che però già dalla prossima settimana ci vede impegnati sul territorio. Mercoledì prossimo alla Biblioteca San Giovanni insieme ad Andrea Fazzi per un incontro dal titolo La natura della musica, e poi a marzo pianteremo dei giardini per insetti impollinatori dedicati al progetto 2024. Ad aprile ci sarà un incontro sull'antropocene del geologo e paleontologo Rodolfo Coccioni. A maggio realizzeremo il primo climathon della Regione Marche, cioè una maratona sul clima con circa 90 ragazzi delle scuole di Pesaro secondarie, e a giugno porteremo la nostra orchestra a fare un campeggio per fare l'esperienza, diciamo, dell'impatto più vicino possibile allo zero dell'uomo nei confronti della natura e dell'ambiente.